Allora, è un importantissimo evento, è l'evento di chiusura della programmazione delle Flag GAC Il Mare delle Alpi, è un momento per fare il bilancio, per vedere l'esperienza passata che è per noi un tesoro e guardare anche al futuro, perché comunque è notizia di questi giorni che partirà il nuovo GAL Fish Liguria che praticamente ricopre tutta la Liguria, mentre il GAC Il Mare delle Alpi ricopriva il territorio dell'Imperiese. Ecco, quali sono le problematiche riguardo al mondo della pesca? Prima di tutto la problematica principale è la sopravvivenza del mondo della pesca, perché noi possiamo parlare di pescaturismo, di titurismo, di GAL solo se esiste e può continuare a esistere la pesca. Quindi la prima grande nostra sfida è cercare di tutelare in ogni modo il mondo della pesca. A livello regionale siamo riusciti a mettere in atto alcuni piani di gestione importanti, come quello del Rossetto e come quello del Novellame. Speriamo di continuare con questa programmazione e speriamo che anche da parte dello Stato italiano e della comunità europea vi sia questo importante riconoscimento di una pesca tradizionale, di una pesca a conduzione familiare. Presidente Alessandro Piana, ecco, oggi un importante incontro sul mondo della pesca. Che cosa sta facendo la Regione per tutelare questo settore? Ma come Regione Liguria stiamo facendo molto, tant'è che abbiamo raggiunto già nella passata programmazione finanziaria, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, abbiamo già selezionato il nuovo Flag GAC che si occuperà di tutti quelli che sono gli investimenti per quanto concerne la pesca e siamo i primi in Italia ad aver individuato il GAL e selezionato e firmato già l'accordo, quindi questo è un piccolo primato di cui ci vantiamo. Per quanto riguarda la disposizione finanziaria, ho portato in linea la settimana scorsa la dotazione di 2 milioni che aumenterà a 3 milioni e 8, quindi tramite accordi ovviamente con il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Quindi in questa nuova programmazione ci attenderanno nuove sfide anche legate a quelli che sono gli obiettivi europei e come al solito li raggiungeremo tutti. Abbiamo scelto la vetrina di olio oliva proprio per fare il punto di quello che abbiamo realizzato con la scorsa programmazione, quindi nello scorso settennato, ma soprattutto capitalizzare, lanciare le basi per quello che noi vogliamo fare nella nuova programmazione. Sarà un momento di confronto, un momento che arricchirà tutti, perché abbiamo visto che negli anni parlare, scambiarsi esperienze migliora un po' tutti. Ecco. Quali sono i punti della nuova programmazione? I punti della nuova programmazione sono molto ambiziosi. Partiamo da la ricerca di un efficientamento energetico nei porti, quindi parliamo di energie rinnovabili, parliamo di economia circolare, aree marine protette per la gestione dei tursiopi, studi e ricerche, perché andiamo avanti con quelli che abbiamo portato, che sono stati insomma le basi della nuova questa programmazione, e soprattutto quello su Bianchetto che probabilmente verrà approvato, sta seguendo il suo iter di approvazione. Buona parte sarà per l'approvazione e diciamo che quindi la cooperazione sarà poi la cosa migliore, perché addirittura vorremmo allargarla a paesi tipo la Spagna, la Francia, la Corsica, in modo da poter implementare quelli che sono gli studi che abbiamo portato avanti. Sì, inauguriamo olio oliva con questo convegno di altissimo profilo, dove abbiamo gli amici della campagna, il flag del Ulisse, del nord della Sardegna, quindi presenze istituzionali di grande caratura, consuntivo delle attività svolte, ma soprattutto proiezione verso il futuro. Quindi grande soddisfazione per l'altissima partecipazione e per i contenuti che avevano espresso.